Però Com'è elastica? hai capito? È bellissima. Wow! Sembra tanta roba. Sono al momento clou, cioè se la rovino ora, se la brucio ora. Io. Ciao, oggi è una giornata molto molto difficile. Dal tuo tono di voce si capisce molto. Direi che sono piena, è dire poco, perché volevamo fare nel pomeriggio questo bellissimo video vlog dove preparavamo l'impasto della pizza, che in realtà è quello che andremo a fare adesso, però lo volevamo fare con un tono un po' più leggero. Queste sono le 5 e mezza. E Allora. mentre parlo, Jimmy accende sempre l'acqua. Aspetta, stop, vai. Mi sono lavato le mani, cioè ho bisogno di lavare le Ok, mani. sono le 5 e mezza e noi abbiamo passato le ultime 3 ore. No, Sì, due. del nostro sabato pomeriggio dietro la lavatrice perché non scarica. L'abbiamo aperta, svuotata, cosata, eh. È ripartita, noi ci siamo dati il 5 per dire abbiamo conquistato il mondo. Errore. Si è ribloccata. Quindi ho trovato sul mio amico l'Instagram o l'internet una ricetta che sembra molto facile per la pizza in teglia. Abbiamo bisogno di farina tipo 0. E io ho preso questa perché c'è scritto proprio pizza in teglia, quindi ho detto, secondo me non posso sbagliare. Poi acqua, lievito di birra secco. Ah, bisogna far areare la farina. Vabbè. Ariare la farina? Sì, No, bisogna farla la... setacciarla, No, non è setaccia. vero. Sì, la setaccia lei. La setacciata, No, guarda come la vabbè. Va setaccia. bene, ok. Ma a noi sta il setaccino. Poi serve lievito di birra secco e io ho preso questo qua di Caputo che è super la farina di Caputo, insomma super famous per quanto riguarda l'impasto delle pizze. Wow, qui per Infatti entrare. volevo prendere Wow! anche la farina di Caputo, poi ho detto no, mi fido un pochino più di questa. Costava No? troppo. Olio, sale e basta, questo è l'impasto. Quindi ora andiamo a impastare. C'è altro? Possiamo partire? Possiamo Mi partire, sembra quindi. abbastanza semplice, dobbiamo fare 3 passaggi. Io provvedo a prendere la quantità apposita d'acqua. Dove lo farò? Non lo so. Dove la pesi? E ho in mente di un posticino per pesarla. 400 cc? Ammalò? 450. Allora così non va bene. L'inquadratura va benissimo. Allora, 450... Ma cosa stai facendo? Stai zitta, stai zitta, stai zitta. Ma non potevi prendere una brocca? Aspetta, Ora lo capite perché cucino sempre io e Jimmy. No. Amore, brocca, 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 molto facile. vabbè, ascolti, io non faccio mai le ricette, quindi non iniziamo a criticare. Allora, Non chiediamoci calma e niente. sangue freddo, eh? Allora, ci siamo qua, 450. Ecco, aspetta, mi bevo un po'. Ok, va bene, mi fa lo stesso. Ok, che te devi Scusa, sputarla. no, non la devo sputare. Quindi, Giustamente siamo. Ora non so dove l'ho bevuta, ma aspetta, vai. Igienizziamo la. Jimmy, ok che hai gente lì, ma non hai gente a casa. E Giusto, siamo tra me e te, giustissimo. noi ci rimaniamo. Va bene. Aspetta. Dai, che schifo. Ma scusa, hai pure la novella, me la metti in bocca. È Ok, acqua! va bene. Pelo di luna. Poi, Ci siamo. 20... Fermo.
Vai, okay. Allora, cosa devo fare? Mi vai, 20 ml, questo non lo puoi 20 dire. cc. 20. Olè, no, 19, Hai visto anche te? Vai. Olè, vai. Poi abbiamo... 20 scarico. 15. Di sale fino. Aspetta. Vai. Oddio. Aspetta, sta buona che questo c'hai best. No, dammi. Sta buona, sta buona, sta buona. Chi se ne frega, si fa qua. Perfetto. Va bene? Okay. Posso pesare io il lievito, se no arriviamo... Prego, domani. Volentieri. 0 grammi. Secondo me non c'ha... Non c'ha la sensibilità. No. Come si fa? Si fa così, mettiamo questo, pesa 5. Ma sei un genio! Ma in che senso questa cosa qua di mettere il pesino? Perché magari da zero, non lo so, mi sembra faccia più fatica. No, hai ragione. Quindi questi sono 4 grammi. Sì. Quindi iniziamo setacciando la farina. Grazie. Allora, che si fa con questa crusca? No, si butta, per quello l'hai setacciata. Ok, quindi ora inizio ad aggiungere metà dell'acqua e incomincio a impastare. E aggiungo il lievito. Tutto? Sì. L'altra acqua. Brava. Vai come la diventa elastica. Bella. Unisco il sale e incorporo per bene. Ora, quando ho finito di mescolare, sì, devo aggiungere l'olio e lasciarlo lì. Che hai 30 minuti. Oh! Quindi passati 30 minuti, ora gli faccio un massaggino in modo da far andare l'olio un po' ovunque. Senza fare pieghe, perché quelle le facciamo dopo. E ora altri 15 minuti di pausa. Passato un quarto d'ora incomincio a fare le pieghe da fuori verso il centro. Quindi porto in mezzo e cambio lato. Cioè vado a lato, raccolgo e porto in mezzo. Come potete vedere anche dal cambio outfit, appunto è sabato sera, quindi stiamo uscendo, sto facendo questo mentre mi sto vestendo e truccando. Quindi passato un quarto d'ora dalla prima piega, faccio la seconda piega, stessa modalità. Quindi dentro... Sembra venuto bene, ma non voglio jinx it. Ok, you go. Lo so che questo outfit è un po' too much per semplicemente dover pirlare l'impasto della pizza, ma we are extra, ok? Extra su tutti i livelli. Quindi, passaggi finali, dove vado a stendere un pochino di farina sul piano, faccio un bel panetto con l'impasto, lo metto in una ciotola e via dritto in frigo per 24 ore. Guardate quanto è aumentata! Dopo quasi 24 ore in frigo, è piena di bolle, era anche quasi uscita e ho dovuto aggiungere un pochino di pellicola. Quindi ora guarda là, pazzesco, non si incolla, è qua. Quindi abbiamo bisogno di pellicola. Allora levo. Però com'è elastica! Hai capito? Hai capito la fascia? Aspetta, che io mi sa che non ho lavato le mani. Guarda come è venuta via perfetta! No, vabbè. E quindi ora... Ok. Oh, forse devo mettere... Un po' di farina.
Bene. Ok, dividiamo in due. Oh, sì, Che c'è? Ma mi sembra più piccola e l'altra più grande. Wow! Boh, ragazzi. Oh, io non l'ho toccato. Ora fai tu. Dobbiamo aspettare un'ora. No, devi metterci la pellicola appoggiata sopra. Sopra? Ah, ecco perché bastava sta pellicola. Ora ho capito. Questo di qua che è più grande. Bene. Appoggiata, ne come ho... fosse un canovaccio, così. Come fosse un canovaccio. Basta. Ho capito. Basta. E mi pare un po' piccino a me questo. No, va benissimo. Riutilizzo, per favore. Canovaccio. Abbiamo usato la pellicola. Devo dire... Perfetto, ora ci vediamo fra 40 minuti perché io un'ora non l'attendo. Non che bisogna riattendere un'altra ora. Da... È lunga sta ricetta. No, io sono concentrato, tranquillo. Non ho bisogno. Non ho bisogno di guardare nulla. Ok, ci siamo. Siamo al penultimo passaggio. Io piena, piena rasa. Piena. Ora si va a stendere l'impasto nella leccarda e poi, indovinato, si lascia riposare. In teoria un'altra oretta, ma lascerò una mezz'oretta perché basta. Oh, hai riposato abbastanza. Giusto 2 minuti. Io che sono pro il riposo, ma anche meno, tizia. Ok, ci siamo. Ora si stende un pochino meglio, quindi... Questa? Sì, la grande. La grande, la vado a stendere un pochino meglio. Per me va bene, come viene viene. Avanti. Ok. E ora andiamo a mettere la passata. Allora, vai, ora non voglio esagerare. Stendila un po'. Vabbè. Facciamo come i veri pizzaioli che la stendano con un coso, con un mestolo. Dai, però mettila. Ah, di più? Sì, dai. Ora, ora non esagerare. Beh... No, no. Ho capito. Ah, dai, ascolta, però ora ce ne manca un po'. Vai. Direi anche basta. Vediamo, questa qua, qui non hai lasciato i cornicioni. In forno 250 gradi, meglio se sul fondo del forno, per 20 minuti. Perché? Sul fondo? Non lo so, era consigliato. Raga, non si sa. Lo chef non lo sa, quindi se ve lo chiedono... Non si sa. Io seguo i consigli che leggo. Perché voglio sapere invece dal punto di vista di... È bellissima! Wow! Guarda come si è gonfiata! E devo dire che tutto sommato... Bella. Sì, vabbè, un po' gonfina. È un po' tutta alta. Però sì. Vabbè, piano piano. Che bella! Davvero. Vado di mozzarella? Vai di mozzarella. Sembra tanta roba. Sono al momento clou, cioè se la rovino ora, se la brucio ora. Senti, basta la sia buona. Basta la sia buona. L'importante è non si bruci ora. Vai. Mettila dentro. Ciao pizza. Ciao pizza. No, guarda, è già fusa. È già. Mozzarella non ha bisogno di riposare. Mozzarella. Capito? La mozzarella non ha bisogno di riposare. Ma che lo stai dicendo a lei? No! Questa, yeah. Questa cosa è stata molto da bulla. Sì, io. Che è successo? Sai che ho messo pulita questa oggi? Vabbè, è già sporca. Ma. E ci sa pure la lavatrice sporca, ma rotta. Santo chef, se è rotta, ma che sporca la lavatrice. Bagniamo chef, la venga a tirar fuori. È pronto! È pronto! Tanta roba, vada come la fuma. Occhio! Che? C'è il basilico. Ah. Allora dobbiamo sicuramente rivedere il poweraggio del forno, perché va forse bene. Il nostro è un po' troppo potente. Ecco, oh, io. Qui. Breve storia, molto triste, si è attaccato tutto. La nostra prima
tagliata di pizza è stata un epic fail perché io ho confuso i termini leccarda e teglia e quindi ho pensato che la nostra leccarda andasse bene, invece esistono proprio le teglie per pizze. Vergogna Quindi qui. quella dopo l'abbiamo fatta su carta da forno, ma nel frattempo poi ho superato questo impasse e un sabato sera passato a, no, domenica sera passato a grattare il fondo della leccarda, ho comprato le teglie per pizze Wow! e oggi, che è una settimana dopo, sono già alla prima fase dell'impasto, quello dove c'è l'olio a mollo. E la stiamo rifacendo per domani perché è venuta veramente, veramente buona. Quindi sono procurate le teglie, eccetera. Quindi questa ricetta super, super approvata. E ovviamente ve la lascio qui in descrizione. Mi raccomando, organizzatevi, quindi dovete partire un giorno prima. Oggi la faccio con molta calma, è l'una più o meno, è mezzogiorno e mezza, e conto di mangiarla domani sera. Quindi ci vuole tempo, ci vuole molta dedizione e cura, ma il risultato è fenomenale ed è sempre stato un mio sogno fare la pizza fatta in casa, perché mi dà proprio l'idea di casa, famiglia, rendere la pizza quell'evento bello, che mi piace che sia. Quindi sono super super felice di aver trovato questa ricetta. E chissà, magari da qui poi esplorerò tutto questo mondo dei panificati, meraviglioso e difficilissimo, devo dire. Però vabbè, insomma, con calma, con calma. Nel frattempo io ho soltanto fatto un pane di semi, che tra parentesi è venuto bellissimo. Vedete, quelli norvegesi, o finlandesi. E questo lo trovate nel mio profilo Instagram. Quindi io vi saluto, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se secondo voi il mio sous-chef è stato all'altezza delle aspettative. Vorrei anche vedere. E noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà quello Q&A della proposta. L'abbiamo filmato. Grazie per aver guardato questo video. Ciao ciao! Ciao ciao!